Ciao Maria, come stai? Raccontaci qualcosa di te. Ciao, allora io sono Maria Matera, ho 41 anni, e mi occupo della produzione di ceramiche artistiche da 12 anni e produco appunto non solo ceramiche artistiche tradizionali, quindi maiolica, ma anche ceramica contemporanea. Negli ultimi anni mi sono appassionata di scultura contemporanea. E niente, dal 2010 ho aperto questo laboratorio con il nome Madre Terra, proprio nella città di Laterza, quindi il paese della Maiolica. Perché hai scelto una scuola d'arte? Allora, diciamo che la mia passione è sempre stata l'arte pittorica, sin dall'adolescenza. E dopo aver sperimentato varie, diciamo, tecniche pittoriche, mi sono appassionata della maiolica proprio perché diciamo, l'ho un po' studiata, mi sono informata per quanto riguarda la storia del mio territorio, l'Airtino, e quindi mi sono appassionata anche per la sua trasformazione chimica, mi sono appassionata perché diciamo, ho trovato il fascino proprio nella ceramica, proprio perché si trasforma partendo dalla creta fino ad arrivare alla ceramica, alla maiolica. Ad un prodotto artistico, quindi la creta che diventa un Sì. prodotto artistico. E che cosa hai fatto dopo aver concluso la scuola liceale, insomma, hai frequentato la scuola d'arte? Che cosa hai fatto dopo? Allora, diciamo che il mio percorso è stato un po' diverso. Io mi sono diplomata all'Istituto Magistrale a Matera e diciamo ho scelto un altro percorso e poi da lì insomma ho capito che non era la strada giusta per me. Ho scoperto proprio la passione per la maiolica e proprio ho praticamente l'ho scoperta proprio nella città di Lecce, perché lì ho frequentato un anno l'università in scienze dell'educazione e lì ho scoperto l'Istituto d'arte di Lecce, mi sono appassionata, ho visitato quella scuola e niente, da lì poi è partito il tutto. Poi diciamo che ho scoperto che alla Terza si stava creando pure una scuola, l'Istituto d'arte, quindi da lì è partito il tutto e niente, me ne sono innamorata. E come ti ha aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi, il diploma di scuola d'arte o l'accademia d'arte? Allora, l'istituto, diciamo, la scuola d'arte mi ha aiutata perché ho, diciamo, vabbè, a parte la passione, ho avuto, diciamo, abbastanza coraggio in questo, anche perché ero l'unica, diciamo, ventunenne che frequentava l'istituto d'arte, e la scuola mi ha aiutato anche perché, diciamo, sono stata molto incoraggiata dai miei professori dell'istituto d'arte, quindi mi hanno aiutato, mi hanno anche aiutata, mi hanno insegnato varie nozioni, quindi tecniche della ceramica artistica, e da lì, diciamo, è partito il tutto. Invece l'attività di laboratorio, quello che hai avviato alla Terza, come ti è venuto in mente? Cioè, che idea, chi ti ha dato l'idea di avviare questo laboratorio? Allora, dopo aver frequentato, diciamo, l'Istituto d'arte qui alla Terza, ho frequentato anche l'istituto, una scuola di ceramica a Montelupo, e che ho conseguito appunto il diploma in qualifica ceramista come torniante. Dopo aver terminato, avevo comunque il progetto di creare proprio un laboratorio mio personale. E da lì, diciamo, è stato quello, diciamo, che mi ha spinta ad aprire questo laboratorio, sempre, per passione. Quindi come sei riuscita poi a realizzarlo, questo laboratorio?
Allora, diciamo, dopo aver finito, diciamo, gli studi a Montelupo, in provincia di Firenze, lì, dopo aver anche fatto altri lavori, sempre nella produzione ceramica, sono ritornata qui e era il mio obiettivo ed era appunto, io ho aperto questo laboratorio d'arte perché era proprio la mia passione, volevo un lavoro comunque autonomo e niente, ho aperto il laboratorio nel 2010. E del tuo lavoro cosa ami di più? Del mio lavoro cosa amo di più? Allora, ho sempre amato la decorazione perché, diciamo, mi è sempre piaciuta la tecnica pittorica, però nell'ultimo periodo, mi sono avvicinata anche all'arte contemporanea, alla scultura dell'arte contemporanea, perché, diciamo, insieme alla decorazione, cioè, mi sono ritrovata proprio nella scultura. Infatti, ho anche delle piccole opere di arte contemporanea fatte proprio durante la pandemia, realizzate durante la pandemia. E qual è la parte del tuo lavoro che ritieni sia più difficile? Allora, la parte del lavoro più complicata, diciamo, è vendere il prodotto finale. Ma non solo, è difficile anche portare l'innovazione, la creatività ed entrare innanzitutto in sintonia con il cliente. Quindi, diciamo, sono un po' queste le cose. È difficile anche essere costanti nel lavoro e rispettare soprattutto le scadenze. Ti sei mai pentita di aver scelto questa attività, questo lavoro? No, mai. Lo Benissimo. rifarei altre 10.000 volte. Ok. E ci puoi raccontare un bel ricordo di questa tua attività, di questa tua carriera? Sì, allora, diciamo, di ricordi ne ho tanti, ne racconto qualcuno. Diciamo che mi è rimasto impresso è il progetto che ho fatto praticamente come esperta esterna ceramista presso la scuola primaria di San Francesco d'Assisi a Sant'Erano in Colle. Sì, ho insegnato praticamente ceramica in 5 classi mediante l'inserimento praticamente del progetto Crio in Allegria e quindi ho insegnato varie tecniche diciamo, di tecniche di ceramica ai bambini ovviamente di piccoli della scuola materna. Ho insegnato come si fa il colombino, ho insegnato la tecnica all'astra e ho notato insomma, i bambini erano molto entusiasti. Abbiamo realizzato anche delle opere, delle cornici in ceramica ed è stata una bellissima esperienza. Bene. L'artista che ti ha ispirato di più o la persona che ti ha aiutato di più nella scelta? Allora, l'artista che mi ha ispirato di più sono partita dal ceramista D'Alessandro, che è il ceramista, diciamo, come epoca del 1700, è molto famoso, ci sono fatti varie opere in vari musei del mondo, e da lì sono partita, diciamo, come maiolica tradizionale. Quindi come ceramica tradizionale per quanto riguarda la maiolica e l'Alessandro. Poi per quanto riguarda, perché io produco anche, ho prodotto insomma in questi anni anche ceramiche contemporanee, quindi mi sono ispirata a Kandinsky, a Kandinsky solo. Va bene, e chi è la persona oppure l'artista che ti ha sostenuto di più?
Allora, mi ha sostenuto per quanto riguarda la parte, diciamo, artistica, soprattutto, diciamo, mio marito e la mia famiglia. E soprattutto i miei genitori mi hanno sostenuto in questi anni. Sì, sono stati di grande aiuto a livello sia psicologico che economico. Benissimo, forse è retorica questa domanda, visto che hai già risposto, ma se potessi tornare indietro nel tempo, sceglieresti un'altra strada? No, no, sceglierei la stessa strada perché è comunque c'ho proprio una passione veramente grandissima che ho sempre avuta e l'ho sempre coltivata, quindi non credo proprio di aver scelto altro. E quindi oltre a questa attività, quali risultati professionali hai raggiunto? Ci stavi dicendo quello di Santero, un'attività a Santeramo, ce ne sono altre? Sì, ho anche, allora, praticamente c'è stato un programma, c'è stato il progetto con il programma Linea Verde, e praticamente sono stata intervistata, quindi abbiamo fatto una lunga, diciamo, giornata con tutta l'equipe di Linea Verde con Raspelli. Ed è stata un'importante, diciamo, intervista perché abbiamo, diciamo, io con un'altra collega abbiamo fatto vedere proprio le tecniche della ceramica, io ho proprio fatto vedere come si smalta, quindi è stato un'importante, diciamo, un'importante intervista e anche per quanto riguarda anche la parte conoscitiva, per far conoscere anche diciamo, in tutta Italia che c'è anche la terza come maiolica. Bene, con questa intervista che ci stai rilasciando andrai sulla piattaforma, la nostra intervista sarà caricata sulla piattaforma Erasmus, che è un programma europeo per favorire la mobilità dei giovani e anche degli imprenditori. Maria, secondo me ti converrebbe dare un'occhiata, ecco, ai bandi. Per il momento ti faccio l'ultima domanda, forse. Ci mostreresti la tua migliore opera d'arte? Se Sì, ne hai a disposizione, se puoi, se far sì. vedere. Io ho scelto questa perché è stata una delle ultime, diciamo, delle ultime opere di arte contemporanea. Ho voluto, diciamo, far vedere questa, che la faccio vedere proprio perché ho il cellulare. Sì, tu Un attimo. ci hai già inviato i file, quindi noi ovviamente caricheremo anche i file delle tue opere, insomma. Sì. Allora, questa io ora so se si riesce. Sì, riusciamo, sì, no, no. Si Perfetto, così, riesce? sì. Ce la puoi Così si va bene. descrivere? Allora, questa qui è intitolata, questa l'ho prodotta durante la pandemia e durante la mia gravidanza. E si chiama Il tempo e l'attesa. Ne ho fatte due. Questa ovviamente è realizzata la parte, diciamo, che vedete tonda in un cerchio, è realizzata al tornio e la parte restante è tutto scultura, quindi tutto scultoria, diciamo, come tecnica. E questa è stata, e questa è terracotta, e ci sono praticamente, con tecnica cromata, praticamente, con cristallina. Sono delle tecniche particolari, sperimentali, che io ho sperimentato, sono dei colori che ho praticamente sperimentato nel tempo e sono riuscita, diciamo, perché non so se si vede, ma ci sono degli effetti particolari. Vediamo. Sì, sì, sì. Sì, Sono degli effetti sì, sì. particolari.
su Celestino, insomma, Sì, sono dei sicuro. miscugli di colori che ho realizzato, sperimentato, grazie anche alla scuola di Montelupo, perché lì abbiamo fatto anche delle sperimentazioni, dei miscugli, diciamo, di colori. E niente, questo, come ritornando all'opera, questo si chiama appunto l'attesa il tempo, e qui è rappresentata una donna, che è praticamente un profugo inginocchiata, è praticamente in questo, è la parte, diciamo, più ricca del vivere, è quello dello spazio di tempo, in ciò che si deve compiere. È praticamente è un'idea, una speranza, un'illusione, e il tempo di chi aspetta è un tempo da coltivare con cura. Questo, diciamo, è il senso dell'opera. Hai qualche progetto futuro che ti frulla per la mente o ne hai già pronti altri Di da progetti realizzare? ne ho sempre tanti. Il Ah, perfetto. problema è realizzarli. Sì, no, il mio sogno, diciamo, è da anni è creare una galleria d'arte, quindi contemporanea, e comunque mettendo, diciamo, in risalto la tradizione della maiolica, però vista in una chiave, diciamo, moderna. Sì, il mio sogno è quello di creare proprio una galleria d'arte contemporanea, e anche associandomi, anche invitando, diciamo, anche altri artisti, anche del mondo, insomma, italiani. Sì, questo, diciamo, è il mio sogno, ed è praticamente allontanarmi decisivamente dal commercio, quindi dalla parte commerciale, bomboniere, e quindi fare soltanto sculture, quindi dedicarmi esclusivamente all'arte in sé, all'arte contemporanea, anche quella tradizionale, ma comunque, diciamo, prevalentemente artistica. L'ultima domanda, Maria, avresti un consiglio per gli studenti, insomma, dell'artistico, per gli studenti che studiano arte, da dare? Tanti consigli, visto che, diciamo, la maiolica, diciamo, non è. Diciamo, è ancora viva, però si è fermata da un decennio la terza. Sì, bisogna avere il coraggio comunque di progettare, quindi progettare sempre, studiare tanto, essere determinati, e qui, anche perché qui abbiamo tanto bisogno di figure proprio come architetti, abbiamo bisogno di figure come tornianti, perché ormai non ne abbiamo più, e niente, bisogna perseverare in quello che si fa, e credere innanzitutto in se stessi. Va bene, grazie per il Grazie tempo. Maria, grazie Grazie. a voi.